La domenica è il giorno della risurrezione di Cristo. Come primo giorno della settimana, essa richiama la prima creazione. Come ottavo giorno, che segue il sabato, significa la nuova creazione inaugurata con la risurrezione di Cristo. È diventata così per i cristiani il primo di tutti i giorni e di tutte le feste, il giorno del Signore, nel quale egli, con la sua Pasqua, porta a compimento la verità spirituale del sabato ebraico ed annuncia il riposo eterno dell'uomo in Dio. I cristiani santificano la domenica e le altre feste di precetto partecipando all'Eucaristia del Signore e astenendosi anche da quelle attività che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore, o la necessaria distensione della mente e del corpo. Sono consentite le attività legate a necessità familiari o a servizi di grande utilità sociale, purché non creino abitudini pregiudizievoli alla santificazione della domenica, alla vita di famiglia e alla salute. È importante riconoscere civilmente la domenica come giorno festivo, perché a tutti sia data la reale possibilità di godere di sufficiente riposo e di tempo libero che permettano loro di curare la vita religiosa, familiare, culturale e sociale, di disporre di un tempo propizio per la meditazione, la riflessione, il silenzio e lo studio, di dedicarsi alle opere di bene, in particolare a favore dei malati e degli anziani.